Vi ricordiamo che Bob è una sferzata di energia. Vi presentiamo... Non t'arrabbiare, non ti conviene. Salve Marietta, gli ospiti sono già arrivati? No, dottor, tu sei il primo. Quando si tratta di mangiare, Il commendatore, il marchese, la contessa, e dov'è Anatolio? Chi è Anatolio? Un maggiordomo d'oro, l'abbiamo chiamato per questa sera. Ma Anatolio, che succede? La cameriera, signore. Ci è mancato di rispetto. È troppo grasso. È un grave inconveniente, Anatolio. Gravissimo, signore. Capisco, Anatolio. Puoi chiudere un occhio, Anatolio? Lo chiuderò, signore. Ero sicuro che avremmo trovato una soluzione. Anch'io, signore. Infatti, ho già preso un provvedimento. Sì? E che cosa hai fatto, Anatolio? Ho licenziato la cameriera, signore. Qualcosa che non va, Anatolio? Il gilet grigio con l'abito blu, signore, non fa eleganza. Guardi il signore, invece, è un vero signore. Perché io cosa sarei, un cafone? Non sono io a dirlo, signore, ma se lei lo dice, alla mia approvazione. Va bene così? Che altro c'è, Anatolio? La cravatta. Ah, mi dispiace, ma la cravatta l'ho comprata a Parigi. Anche a Parigi, signore, si vendono cravatte infami. Anatolio, questo è troppo. Il signore ha ragione, questo è troppo, io me ne vado. Anatolio, lei non può abbandonarci. È una questione di principio, non ho mai servito gentiluomini con cravatte siffatte. Tu giù, non te la prendere. E tu, Anatolio, servigi Trecinar. Saggio consiglio, non arrabbiatevi per un nulla. Purtroppo i nostri nervi sono sempre a fior di pelle perché il ritmo della vita moderna ci sottopone ad un logorio continuo, incessante. Ma dal logorio della vita moderna ci possiamo difendere. E la difesa è Cinar, l'aperitivo a base di carciofo. Bevete anche voi Cinar e bevetelo così, 40 grammi di Cinar, una buccia di arancia o di limone e una spruzzata di seltz ben ghiacciato. Ecco il vostro Cinar contro il logorio della vita moderna.